programmazione giornaliera. Tele Monte Carlo, TV Made in Europe. Giornaliera. Tele Monte Carlo, TV Made in Europe. Storica decisione, le frontiere tra le due Germanie saranno aperte, lo ha deciso oggi la Repubblica Democratica Tedesca, lasciando piena libertà ai propri cittadini di emigrare ad ovest. Dopo due mesi di corsa affannosa ed inutile dietro a una storia che sembra impazzita, il Partito Comunista cerca di riprendere la guida degli eventi in Germania Est. È stato il responsabile della stampa Schabowski, uno dei sopravvissuti all'epurazione nel vecchio Politburo, ad annunciare l'apertura delle frontiere, insieme all'indizione di una conferenza politica nazionale. La conferenza sarà un iniziale, timido assaggio di democrazia per la periferia del partito. Per la prima volta, infatti, all'elezione dei delegati potranno partecipare più candidati dei posti disponibili. In attesa, la SED offre alla piazza un altro tangibile segno di tregua, la legalizzazione di Neues Forum, gruppo d'opposizione finora al bando. Bärbel Bohle, il leader dell'organizzazione, ha addirittura rivolto un appello ai cittadini trasmesso dalla TV di Stato. Restate, abbiamo bisogno di voi per cambiare le cose. I grandi cambiamenti nell'est europeo. Oggi è giunto a Varsavia il cancelliere tedesco Kohl, una visita delicata in cui Kohl è chiamato ad offrire, oltre che un aiuto economico al nuovo corso polacco, anche rassicurazioni politiche sulla controversa questione dei confini nell'Oder-Neisse. Dopo 12 anni un cancelliere tedesco federale torna in Polonia in uno scenario politico inimmaginabile per i suoi predecessori. Ad accogliere Kohl all'aeroporto di Varsavia c'era Tadeusz Mazowiecki, il premier polacco scelto tra le file di Solidarność. E subito dopo il primo scambio di vedute con Mazowiecki, Kohl si è incontrato con Lech Wałęsa, leader del sindacato libero e oggi protagonista di primo piano della scena politica polacca e internazionale. Kohl a Varsavia si è presentato come il leader occidentale più impegnato sulla strada degli aiuti economici ai paesi dell'est che hanno scelto la via della democrazia. Per sottolineare questo impegno il cancelliere di Bonn è giunto in Polonia accompagnato da una delegazione di 200 persone della quale fanno parte circa la metà dei ministri del governo tedesco federale ed uno stuolo di esperti economici. L'unica ombra che incombe su questa visita è la questione dei territori tedeschi dell'Oder-Neisse, assegnati alla Polonia alla fine della Seconda Guerra Mondiale e ai quali la Germania non ha mai rinunciato ufficialmente. Ma Kohl, già alla vigilia della sua sei giorni polacca, ha voluto tagliar corto con le polemiche puntando in alto. In una intervista concessa al giornale di Solidarność ha paragonato la nuova amicizia tra Bonn e Varsavia a quella nata tra Francia e Germania occidentale negli anni 50. Da quell'alleanza, ha detto Kohl, è nata l'Europa senza frontiere dei 12 che stiamo costruendo. Da questa odierna nascerà l'Europa di domani, senza muri né fili spinati. Deng Xiaoping, l'anziano ispiratore della politica cinese, si è dimesso dall'ultima carica che ancora deteneva, quella di presidente delle commissioni militari del Partito Comunista e del governo. Attraverso le sue dimissioni Deng ha potuto imporre alla Cina un quadrunvirato di suoi fedelissimi, tra cui Jiang Zemin, suo successore. Non importa che il gatto sia rosso o nero, basta che cacci il topo. Deng Xiaoping, pragmatico, intelligente, abile, spiritoso, l'ultimo grande personaggio della rivoluzione cinese, l'antagonista di Mao Zedong, colui che il grande timoniere rimproverava di sedergli sempre troppo lontano e di volgergli l'orecchio sordo. Deng Xiaoping lascia, ma lascia da vincitore, imponendo la promozione di Jiang Zemin, un riformista moderato che diventa il successore designato alla guida della Repubblica Popolare Cinese. Indelebile nel bene e nel male, l'impronta che Deng ha impresso nella storia cinese, dalle acclamazioni per aver liberato il paese dalla banda dei quattro e averlo aperto al mondo, al durissimo colpo inferto alla sua popolarità con la feroce repressione della primavera dei giovani sulla Tiananmen. Una lunga storia politica cominciata nella seconda metà degli anni 20 a Shanghai, quando Deng era in prima fila nel giovane Partito Comunista Cinese. Vennero poi gli anni della lunga marcia, la fondazione della Repubblica Popolare Cinese e poi lo scossone della rivoluzione culturale che lo spazzò via mettendolo sul banco degli accusati.
Deng dovrà attendere la morte di Mao nel 76 per ricominciare, e con successo, la scalata al potere. A 85 anni Deng ora esce dalla scena, imponendo però alla Cina la sua geografia politica. Non più singole personalità, ma una leadership collettiva con, oltre a Jiang Zemin, il capo dello Stato, Yang Shangun, Liu Waqing, Yang Baibing, una sorta di quadrunvirato il cui primo tentativo sarà quello di riacquistare un minimo di credibilità agli occhi del mondo. Italia, grande manifestazione di agricoltori oggi a Roma. In circa 200.000 hanno sfilato per le strade della capitale rivendicando una nuova politica di emergenza per il settore agricolo. La manifestazione si è conclusa in piazza San Giovanni con un comizio del presidente della Conf Coltivatori, Giuseppe Avolio. Sono venuti in pullman, treni speciali, traghetti. 6 di loro da Parma sono persino arrivati in trattore. La grande manifestazione organizzata dalla Conf Coltivatori ha ricevuto oggi un consenso massiccio, quasi sorprendente. A spingere verso Roma questa massa di gente dalle parti più remote d'Italia è stata soprattutto la necessità di chiedere al governo un programma di emergenza per un settore che rischia di essere completamente schiacciato dalla concorrenza del prossimo mercato libero europeo. È troppo lasciata da parte dal governo italiano l'agricoltura, insomma, ha molti problemi e il settore primario invece è considerata la Cenerentola. Siamo venuti qua perché i prezzi agricoli sono lasciati come 20 anni fa. Quando andiamo a comprare il grano da semi ce lo fanno pagare 84.000 lire a quintale e noi vendiamo il grano, quando raccogliamo il grano lo vendiamo a 36.000 lire a quintale. Oltre agli aiuti economici, gli agricoltori chiedono di non essere dimenticati. I 200.000 scesi in piazza a Roma stanno a testimoniare che l'Italia contadina esiste ancora. Un'Italia che si sente abbandonata, trascurata, dove i vecchi lavorano fino a tarda età per non essere costretti a vivere con una pensione di 470.000 lire al mese, mentre i giovani non si avvicinano più ai campi. La manodopera è dunque sempre di più affidata a lavoratori saltuari, immigrati per lo più dal Nord Africa. Un lavoratore di colore prende meno di uno bianco? Sì, molto. Qual è la differenza? Dalle 30 alle 40.000 lire in meno. Gli agricoltori inoltre respingono le accuse di essere i maggiori responsabili dell'inquinamento. Coltivare, dicono, significa anche salvare territorio e natura. Tra qualche secondo le altre informazioni. In primo piano la decisione sul giudice di Palermo Giuseppe Ayala. Il Consiglio Superiore della Magistratura decide sul trasferimento del giudice. Vecchio dorato, chi è la più bella del creato? Lei è la più bella. E perché? Perché usa lo shampoo Fresh and Clean con vera seta naturale. Fresh and Clean, Fresh and Clean, Fresh and Clean, di di di. Shampoo da favola, Fresh and Clean. Basta! Ehi, fatti furba, usa anche tu lo shampoo Fresh and Clean con vera seta naturale. Shampoo da favola, Fresh and Clean. Fresh and Clean, shampoo da favola. Carta American Express, il privilegio di un servizio unico in una parola, titolare. Un servizio che non vi pone alcun limite di spesa, che assicura praticamente ogni vostro acquisto contro perdita, furto o danno, che vi segue ovunque, attraverso più di 2.500.000 esercizi selezionati in tutto il mondo. Carta American Express, chi è titolare, ha i suoi privilegi. Richiedetela subito. Il caso del giudice Ayala. Sono iniziate da pochi minuti le dichiarazioni di voto al Consiglio Superiore della Magistratura per decidere sul trasferimento del giudice da Palermo. Per Giuseppe Ayala, Palermo è il palcoscenico su cui si è mosso da primo attore, conducendo drammatiche e appassionate battaglie contro la mafia, come il maxi processo nell'aula bunker. Il sostituto procuratore, secondo il CSM, si sarebbe però macchiato di due colpe. La prima, un'amicizia compromettente, anche se di vecchia data, col giornalista Toti Palma, implicato in diverse vicende giudiziarie, a favore del quale Ayala sarebbe intervenuto presso alcuni suoi colleghi. La seconda, uno scoperto bancario di 480 milioni, concessi senza garanzie reali dal Banco di Sicilia, forse influenzato dal ruolo e dalla posizione di Ayala nella magistratura palermitana. Due motivi che hanno indotto il CSM a chiederne il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale. Un provvedimento dettato dalla ragion di Stato per non incrinare delicati equilibri politici, hanno ribattuto alcuni consiglieri. Il plenum del CSM, mai come nei casi di Pisa e Ayala, si è lacerato. Nell'aula Bachelet c'è chi ha detto: questa decisione peserà terribilmente su Palermo e sul CSM stesso.
Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura è proseguito per l'intero pomeriggio tra polemiche e lacerazioni. L'epilogo sembra però scontato con la maggioranza dei consiglieri che dovrebbe votare per il trasferimento del giudice Giuseppe Ayala da Palermo. L'industria a rischio stanno vivendo in Italia una fase nuova dopo il caso Acne di Cengio. Lo stabilimento ligure, di cui la Camera ieri ha prorogato la chiusura, è solo il simbolo di una battaglia dei cittadini contro l'inquinamento. Il mistero dei finanziamenti ecologici bloccati è il fenomeno che esplode dove lo scontro cittadini-fabbriche a rischio è andato un passo avanti la fase acuta modello ACNA, come alle porte di Milano nel polo chimico di Pioltello Rodano. Il comitato antinquinamento qui non ha dubbi su perché siano fermi i miliardi per bonificare una discarica e analizzare l'impatto ambientale della SISAS, la fabbrica più bersagliata in Italia insieme con ACNA e Farmoplant. Io credo che ci siano dei grossi problemi a livello di lottizzazione dietro l'uso di questi fondi. Ecco le dimensioni del problema. Questa montagnola che si estende per 500 metri a ridosso della fabbrica non esisteva. È formata da sostanze accumulate su cui è stata buttata la terra e cresciuta la vegetazione. Sono 500.000 metri cubi. Due discariche di nero fumo, una di sostanze delle quali nessuno sa dire cosa siano. Per avere un'idea, ci vorrebbero 200 navi dei veleni, come la Carimbì, a portare via tutto questo materiale. I progetti sono fermi alla Regione Lombardia. Quello da 12 miliardi per la bonifica lo ha commissionato la stessa SISAS. E la SISAS, bloccata la crescita in Italia, avviata da poco in Belgio la produzione della sostanza più contestata, ma con un processo meno inquinante, ora mostra le opere ecologiche che ha in cantiere. Potenziamento del raccordo ferroviario per alleggerire il traffico su gomma che è già pesantissimo e rischia di appesantirsi per il progetto della nuova dogana, e potenziamento dell'impianto trattamento acque che già utilizza l'ossigeno. Intanto, in mancanza di mezzi, alla unità sanitaria locale 58, che proprio stamattina ha elaborato un'ipotesi sulle cause delle forti emissioni maleodoranti ancora presenti in zona, non è rimasto altro che scrivere proprio alla SISAS per chiedere se per favore compie indagini a proprie spese. I beni culturali italiani ancora in pericolo. Questa volta toccherà prestare soccorsi alla famosa Fontana di Trevi di Roma. Ad un attento esame i tecnici hanno scoperto che le due statue di marmo del Bernini, raffiguranti due angeli, sono in pessime condizioni e soprattutto pericolanti. Le grappe di sostegno non riuscirebbero più a far presa a causa del degrado. Una scultura, quella raffigurante la fama, rischia addirittura lo sgretolamento. Per restaurare le statue in pericolo occorrerà smontarle e ricomporle, un intervento questo che costerà un centinaio di milioni di lire. E ancora a proposito di beni culturali italiani, vediamo ora una storia a lieto fine, quella del restauro del Duomo di Orvieto, per il quale finanziamento e competenze sono stati chiariti dopo molte polemiche. L'ultimo allarme risale alla settimana scorsa. Piove dentro al Duomo e alcune tessere del mosaico della facciata cadono giù anch'esse a pioggia. Ad un esame più attento del monumento si scoprono crepe, cedimenti e macchie di umidità, quando non è poi la mano vandalica dell'uomo a dare l'ulteriore colpo di grazia. Un balletto di competenze tra Ministero e Soprintendenza aveva bloccato per lungo tempo l'erogazione dei fondi necessari ai lavori di restauro. Poi il 3 novembre scorso finalmente la situazione si è sbloccata. È successo a Roma in un incontro formale tra il direttore generale del Ministero dei Beni Culturali, professor Sisini, e i due diretti referenti per i lavori, la Sovrintendenza della Regione Umbra e la società bonifica del gruppo IRI Italstat. A quest'ultima spetta la fetta più consistente dei finanziamenti stanziati dal 1987. 100 dei 120 miliardi totali saranno gestiti dalla società IRI per interventi di ristrutturazione in vari monumenti orvietani. Restano 20 miliardi appena per i lavori nel Duomo, che saranno curati dalla Sovrintendenza. Una spartizione decisa dall'ex ministro dei beni culturali Bono Parrino, che ha sollevato un vespaio di polemiche. Certo, la metodologia che è stata utilizzata e le scarse spiegazioni hanno dato adito a varie interpretazioni, di cui si sono fatti carico in particolare dal punto di vista critico di portarle avanti Giulio Argan e gli uomini della cultura nazionale. Per noi città di Orvieto l'importante è che i lavori si facciano con rapidità, con efficacia, con efficienza e con la massima trasparenza, e noi faremo di tutto perché questo avvenga.
La politica italiana, Giuliano Amato, Giulio Di Donato e Carlo Tognoli sono i nuovi tre vice segretari del Partito Socialista Italiano. L'elezione è avvenuta oggi nell'ambito della direzione del partito su proposta del segretario Bettino Craxi. A 5 mesi dal congresso di Milano si completa così l'organigramma interno del PSI. Sulla nomina dei tre vice segretari si sono astenuti i componenti della sinistra di Claudio Signorile. Tra poco altre informazioni internazionali, in primo piano le storiche elezioni in Giordania, parleremo poi della nuova proposta per superare la crisi greca, una coalizione di unità nazionale. Al meglio sei, bene così, tu già lo sai, con noi dimostrerai il meglio di te, e in ogni gara il campione. Gillette Gel, il sistema Gillette Contour Plus con Lubrastrip. Insieme per il meglio di un uomo. Amaro unico, il gusto forte della mia Ungheria. Sentite che gusto. Niente male, eh? E anche buono. Eh sì, amaro unico, è come il tuono, ma buono. Un marito esemplare ha lasciato una pesante eredità. Comunque non era la prima volta che aveva un'amichetta. Lee Vullman, Le donne di Richard, oggi alle 20:30. In Giordania, netta affermazione dei fondamentalisti islamici alle elezioni politiche di ieri, un successo inaspettato che potrebbe anche creare qualche problema ad un regime moderato come quello di Re Hussein. L'ombra dell'integralismo islamico si allunga sulla piccola ma strategica Giordania. Il Parlamento che nascerà da queste elezioni, le prime dopo 22 anni, rischia così di spostare il baricentro politico del più moderato tra gli stati medio orientali. Re Hussein aveva indetto questa consultazione per dare un'impostazione più democratica alla propria monarchia, come risposta al malcontento giordano per il caro vita e per un sistema politico arretrato. Oggi ci si chiede però se il sovrano rinuncerà davvero alle prerogative quasi assolute della corona per trasferirle al Parlamento. Una domanda resa ancor più legittima dall'affermazione di quella che in Giordania si chiama Fratellanza Islamica, un gruppo che ha per motto l'Islam è la soluzione, che ha protestato furiosamente per la presenza di donne nelle liste elettorali e che lancia appelli per la riconquista della Palestina. Posizioni inconciliabili con la politica di Hussein, che non vuole correre il rischio di invischiarsi nel conflitto tra israeliani e palestinesi. È probabile quindi che la Giordania resti, come è stato fino ad oggi, una monarchia parlamentare solo sulla carta. Grecia, ad Atene prende sempre più consistenza l'ipotesi di un governo di unità nazionale con socialisti e comunisti. A fare il primo passo per uscire dallo stallo creatosi con i risultati delle elezioni domenica scorsa è stato il leader conservatore Mitsotakis. Mitsotakis, a sorpresa, ieri sera ha incontrato il suo vecchio nemico di sempre, il socialista Papandreou. Erano 2 anni che non si parlavano, il colloquio è stato disteso. I socialisti hanno espresso soddisfazione, ma Papandreou, prima di pronunciarsi, è intenzionato ad aspettare la fine del mandato esplorativo di Mitsotakis. L'incrociatore nucleare Belknap, ammiraglia della 6ª flotta americana, si è rifatto il trucco in vista del vertice navale di dicembre tra Bush e Gorbaciov. La nave, che quasi sicuramente ospiterà la parte del summit a largo di Malta, è tornata in mare dopo 9 settimane di lavori nei cantieri navali di Tolone. L'unità è stata ridipinta e sono state sostituite le eliche e i tubi della caldaia. Il Belknap si è diretta verso la base di Gaeta, dove alla fonda attenderà di prendere il largo verso Malta. Nell'ultima parte di TMC News, lo sport. Roberto Baggio e Gianluca Vialli racconteranno come la nazionale italiana di calcio attende il confronto con l'Algeria.
Terzo giorno di allenamento per la nazionale italiana di calcio in vista dell'incontro di sabato con l'Algeria. Non hanno preso parte alla seduta odierna Bergomi e Barese alle prese con i postumi del campionato, ma sabato saranno regolarmente in campo. È completamente guarito e sabato sarà regolarmente in campo. Marocchi, che attualmente dà maggiori garanzie di Berti, giocherà sin dal primo minuto. Sono le uniche notizie di oggi dal quartier generale degli Azzurri, acquartierati in uno splendido albergo sui Colli Iberici. Dopo la grande festa di ieri allo stadio Menti, un lungo applauso ha salutato oggi la nazionale che si è allenata su un campetto alla periferia della città. Nell'ambiente azzurro c'è grande entusiasmo. I giocatori, coscienti dell'importanza che rivestono gli impegni di questi giorni, si stanno allenando intensamente. Si avvicina il confronto con l'Algeria, una partita che almeno sulla carta sembra abbastanza facile. Ma com'è l'attesa all'interno del gruppo? Baggio. Sappiamo che è una partita difficile, questa squadra ha molti giocatori che appunto giocano in squadre europee, conoscono il nostro calcio e hanno dei fuoriclasse, per cui non sarà sicuramente una partita facile. Contro l'Inghilterra non ci sono.